devil. Buongiorno da Eric Cusa, siamo arrivati questa notte a... di Merlera, chiamata anche Ericussa per le piante di Erica che si trovano sull'isola. Di fronte a noi l'isola di Corfù, dove andremo questa sera. Di nuovo in testa d'albero per la randarollaria. Mannaggia la miseria, si è incastrata di nuovo. Benvenuti nella baia di Giadiscari, una baia molto verde, molto affollata, essendo nella settimana clou di agosto. Abbiamo fatto un po' di fatica a trovare un buchetto dove buttare l'ancora e siamo qui sull'isola di Corfù. Cercando di capire come sistemare al meglio l'ormeggio per la notte, abbiamo visto che alcune barche charter avevano anche l'ancora poppa, così abbiamo fatto lo stesso anche noi. Con un equipaggio poco esperto la cosa si fa piuttosto divertente. Vedete fianco? Ma cazzo, non si muove, lo vedi che ho un sordo? Madonna! Mauri! Ma mi ride! Quando ti diverti! Aspetta! Oh, apro questo! Adesso aspetta! Ci manca anche il motore al tender. Adios, bon voyage. Finalmente, dopo un po' di bracciate, finiamo il nostro secondo ancoraggio per goderci la serata. La mattina dopo salpiamo in direzione di Gubbia per far rifornimento di acqua e gasolio. Usciti da Gubbia abbiamo l'occasione di vedere dal vivo il tanto chiacchierato scafo di Philip Stark. Andiamo verso Sivota e andiamo a dormire nella baia di Mortos. Andiamo a controllare l'ancoraggio. Ed è tutto perfetto. Bye bye, Mortos, Mortos. Mortos, arriviamo. Salpiamo da Mortos verso le acque cristalline di Antipaxos. Yuhu, andiamo nell'acqua azzurra! In questa parte dell'isola ci sono baie bellissime, ma strette e ricche di scogli.
quindi bisogna essere veloci nell'ormeggio con l'ancora e cima terra. Noi scegliamo di passare la notte nella baia di Calamizza e per mettere la nostra cima terra ci facciamo un po' di muscoli. Il vento sembra non mollare e quindi scegliamo di mettere anche la seconda ancora a prua. Elisabetta Maffei, 25 nodi e all'ancora. E rimarrà tutta la notte all'ancora. La seconda ancora. Seconda ancora. La storia dell'ormeggio infinito. Allora, adesso qualcuno sta andando a terra a controllare la cima terra che non strusci troppo negli scogli e quindi che non si tagli. E oggi, io non lo so, forse siamo 2 ore qua che stiamo facendo l'ormeggio, la barca che era ormeggiata qua di fronte a noi ci ha rinunciato ed è andata via. Noi abbiamo fatto l'ormeggio per 2 volte, ancora cima terra, e la seconda, poi la prima volta non andava bene, quindi abbiamo disormeggiato, rifatto l'ormeggio e la seconda volta abbiamo dato anche la seconda ancora. Adesso abbiamo fatto i muscoli, forse ce la faranno i nostri eroi a finire l'ormeggio e godersi questa rada di Antipaxos. Il vento si calma e saliamo sull'isola quasi disabitata di Antipaxos a fare un giro. La sera ci godiamo il bellissimo cielo stellato con le stelle cadenti e il mare con i luccichini, detto anche mare in amore. Il giorno dopo circumnavighiamo l'isola di Antipaxos e ci dirigiamo verso una piscina naturale, la baia di Voutomi. Una baia così bella ma così affollata, tant'è che ci vuole un ormeggiatore munito di fischietto per dirigere il traffico delle barche e dei barconi dei turisti che arrivano. Bellissima baia dall'acqua turchese, però sono venuti su di botto 18 nodi non previsti e ci sono anche, qualcuno si è anche impigliato con la propria ancora sulla nostra, lì ci sono gli scogli, quindi un attimo di tensione. Adesso abbiamo appena fatto il bagno con pin e maschera a controllare l'ancoraggio ed è tutto ok. Adesso andiamo altri 10 metri di catena per stare più tranquilli. Mi raccomando, fate sempre un buon ormeggio all'ancora, almeno 5 volte i metri del fondale, poi quando ci vento meglio di più. E tutte queste informazioni le trovate sul nostro video corso di vela e ormeggi su www.25nodi.com, quindi per godervi al massimo le vostre meravigliose crociere. Il giorno dopo salpiamo dalla baia di Voutomi in direzione Porto Gaios, dove troviamo un bellissimo paesino greco. Eccoci arrivati a Porto Gaios, abbiamo fatto ragazzi un super ormeggio e questo porto è un bellissimo porticciolo perché c'è un canale creato tra due isole. Guardate dove siamo, proprio in centro. Ciao! Ciao Skipper Eli! Allora, qui siamo dentro una frutta e verdura del Peloponneso. Abbiamo il nostro comandante supremo di vascello, Tillus Alantillus, che compra, e poi abbiamo Tillus il sottotenente di vascello Rastelletos,
Paxos. La signora. Ciao, ciao. La signora di Paxos. Paxos, Caterina. Caterina. Fresca frutta che la canica. Bravissima. La portiamo in Italia. Namas protimate. Eucaristo, grazie. Eucaristo. È la nostra 25 nodi sempre su questo canale. Seguiteci. Giorni trascorrono e dobbiamo pensare ad iniziare il ritorno verso casa, quindi facciamo rotta verso nord e ci fermiamo a Palio Castrizza. Dopo aver visitato il monastero, saliamo fino al paese di Lacones e andiamo a cena in una taverna tipica che vi straconsigliamo dal nome Boulis. Buongiorno, dove ha dormito lei? Ho dormito lì. Anche dei topi le sono venute a trovare? C'erano due roditori. Insieme. Era una coppia di topi. Però uno ha avuto anche un calcetto, un zampatino. Salpiamo da Palio Castrizza con rotta verso Otranto. Ci fermiamo a fare un bel tuffo in 70 metri d'acqua. Next level. Vento e la corrente ci portano su Leuca. Buongiorno da Leuca! È sempre affascinante vedere questo faro dal mare. Qui abbiamo la fine della terra e di là il grande Mediterraneo. E ad Otranto andiamo il giorno dopo veleggiando lungo le coste del Salento.